Sono Angela Possi, uno dei 10 avvocati dell'Unione Donne d'Italia, UDI. Siamo molto contenti di questa partecipazione delle ragazze. Ecco, dobbiamo insegnare alle ragazze intanto a non dimenticarsi mai della storia. Dobbiamo insegnare alle ragazze di combattere, perché noi siamo 40-50 anni che combattiamo. Dobbiamo insegnare alle ragazze giovani più praticità. Politica d'accordo, ma politica sempre per le donne, 365 giorni all'anno, non soltanto l'8 marzo e il 25 di novembre. Dobbiamo insegnare alle ragazze che la donna va aiutata, va consigliata e va indirizzata, perché l'autonomia insegna che quando uno è sotto la violenza non è poi così tanto autonoma nelle decisioni. Quindi la pratica di noi vecchie deve insegnare alle giovani, che hanno molta più magari progettualità delle vecchie, però mancano un po' di pratica. Noi vecchi dobbiamo insegnare la praticità. È fondamentale che anche le giovani ragazze comunque siano coinvolte, siano sensibilizzate sul tema della violenza. Io sono adesso volontaria nel centro antiviolenza, la Casa delle Donne di Bologna, e vediamo passare dal nostro centro donne di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza, appartenente a qualsiasi classe sociale, perché la violenza effettivamente non ha limiti, è presente ovunque nella nostra società e tutte noi donne subiamo delle forme di violenza. La violenza più estrema, quindi il femminicidio, è solo la punta di un iceberg che è molto profondo, e quindi le nuove generazioni di donne secondo me devono portare avanti questo messaggio, questa lotta, perché inevitabilmente è un cambiamento che va fatto e siamo ben lontani dall'aver raggiunto la parità di potere, di diritti rispetto ai maschi. Come centro antiviolenza, quali sono le iniziative concrete che state portando avanti al di là di questa giornata? Il centro antiviolenza è aperto tutti i giorni e è un servizio gratuito in cui viene garantita la privacy a qualsiasi donna che subisca una qualsiasi forma di violenza. Rivolgersi al nostro centro vuol dire avere la possibilità di capire come uscire dalla situazione di violenza. E quindi questo è il nostro impegno quotidiano. Ormai la Casa delle Donne di Bologna c'è da quasi 30 anni e fa parte di una rete consistente, un vero punto di riferimento per qualsiasi donna che subisca della violenza. Sei un ragazzo, come mai sei qui? Pensi che siano giusti questi messaggi che stanno lanciando? Ma comunque appoggio sicuramente questa manifestazione, c'era anche l'anno scorso, anche come gruppo di insegnanti di cui faccio parte manifestiamo tutti, oggi è sciopero sia per le donne che per gli uomini e quindi niente. Appoggio in pieno questa manifestazione.